buonasera a tutti, bentornati ad Attenti al Lupo. Questa sera parliamo della casa, perché mancano pochissimi giorni, ma entro il 16 bisognerà pagare la TASI, la tassa sui servizi indivisibili, ma anche l'IMU, perché quest'anno bisogna ancora pagarli. E poi c'è la scadenza della tassa sui rifiuti per quanto riguarda le abitazioni. Vi daremo tutte le informazioni con i nostri esperti questa sera, ma come sempre partiamo da una lettera che ci avete scritto da casa e che Melania tra pochissimo ci descriverà. Buonasera Melania. Eccoci, certo, buonasera a te Giuseppe, un saluto anche ai nostri telespettatori. Subito andiamo quindi a vedere chi è che ci ha scritto questa settimana. Ha inviato una lettera alla nostra redazione qui a Roma in via Aurelia 796. Spettabile redazione, incombono le scadenze delle tasse sulla casa e tra IMU, TASI e TARI il conto quest'anno è salatissimo. A fronte di questa unica certezza, le incertezze sono tante. Ad esempio, dopo tanti annunci, è andata davvero in porto la cancellazione dell'IMU? Ed ancora, per quanto riguarda la TASI, il mio comune applica l'aliquota massima. Mi aiutate a capire quando e come si possono ottenere le agevolazioni riservate all'abitazione principale? Grazie mille, si firma un tartassato di Arezzo. Allora, se anche voi vi sentite in qualche modo tartassati e volete saperne di più, fate domande, avete dubbi, incertezze, anche voi cominciate a partecipare attivamente alla nostra diretta. Il nostro numero verde è gratuito anche per i cellulari ed è 800 508 990. Carina questa scritta, è un tartassato d'Arezzo, però abbiamo visto anche dalla lettera che c'è tanta confusione, anche nel nostro amico che ci ha scritto d'Arezzo. Perché? Presento gli ospiti. Innanzitutto Renato Bonanni del CAF della CISL, del Centro di Assistenza Fiscale della CISL, e poi abbiamo come rappresentante della FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, Fabrizio Segalerba. Buonasera Segalerba. Buonasera. Allora, il problema principale ci poneva, innanzitutto per cercare di fare chiarezza, perché dobbiamo fare chiarezza in questa trasmissione, l'IMU è stata cancellata, come ci dice il nostro amico telespettatore Segalerba? No, adesso il 16 di dicembre, quindi con l'ultima scadenza, andremo verso quello che il presidente Renzi ha definito il funerale della tassa sulla prima casa, ma l'IMU rimarrà. La local tax che interverrà dal 2016 abolirà la TASI sulla prima casa, ad eccezione degli immobili a 1, a 8 e a 9, ovvero gli immobili definiti di lusso, le abitazioni di lusso. Quindi la TASI sulla prima casa sparisce, rimane ovviamente l'IMU e la TASI, perché sappiamo che IMU, TASI e TARI compongono l'imposta unica sugli immobili e quindi... Quindi possiamo dire che dal prossimo anno fino a dicembre, fino al 16 dicembre, ricordatevi questa scadenza, 16 dicembre, tra pochissimi giorni, mercoledì prossimo, bisogna pagare, tutti dovranno pagare la TASI. Dal prossimo anno l'IMU continuerà, bisognerà pagare l'IMU, ma la TASI scompare. Sulla TASI c'è il secondo quesito e lo chiedo a Bonanni, che ci ha fatto il nostro telespettatore, che cosa possiamo rispondere sull'abitazione principale? Bisogna pagarla? In che modo? Allora, per quanto riguarda il saldo di dicembre, ovviamente pagheremo ciò che abbiamo, come è stato anche per il mese di giugno, nel senso che prima di tutto bisogna dire una cosa, che i comuni che hanno deliberato entro il 28 di ottobre pagheranno una aliquota 2015, mentre coloro che non hanno deliberato nell'anno 2015 entro il 28 di ottobre pagheranno con le stesse aliquote dell'anno 2014. Come faccio a sapere se il mio comune ha deliberato e quanto devo pagare? Perché è fondamentale questa data del 28 ottobre per sapere quanto devo pagare fra 3-4 giorni. Certo, cioè, voglio dire, questa è la data spartiacque, diciamo. E come posso fare? Sul sito del MEF, del Ministero delle Finanze, e lì vedremo se il mio comune ha deliberato e pubblicato quindi pagherò con le nuove aliquote, se no pagherò con le aliquote dell'anno 2014. Segalerba, posso chiederle, ma secondo lei questa tassa che ci hanno tolto, la TASI, non è che poi sotto sotto l'anno prossimo ce la troviamo inglobata in qualche altra tassa sulla casa, voi che state in prima linea nel vendere e nel comprare degli appartamenti? Speriamo di no, ci auguriamo ma di no. Ma c'è questo rischio? Il rischio purtroppo in uno Stato dove manca la certezza del diritto c'è sempre. Uno degli elementi negativi che incidono maggiormente anche sulla ripresa del settore immobiliare è proprio la mancanza di certezze. Oggi noi non abbiamo la sicurezza di quello che potrà essere la tassazione che riguarda il prossimo anno. Lo diceva prima il dottor Bonanni, al 28 di ottobre le aliquote per la scadenza di,
di dicembre, no? Tutti questi sono elementi che incidono negativamente in quello che è. Quindi quando vengono da voi in un'agenzia immobiliare vi chiedono, una volta si chiedeva solamente il prezzo della casa, ora si chiede quante tasse si pagano tra TASI, IMU e TARI e così? Assolutamente sì, anche perché queste incidono in maniera pesante, ma lei considera che noi ad esempio di TARI parliamo solamente la tassa sui rifiuti. Di solito siamo abituati a pensare a quello che è la tassa sui rifiuti sull'abitazione residenziale dove noi viviamo, ma se noi consideriamo, apriamo una porticina, una finestra su quel comparto che riguarda gli uffici, i capannoni, le attività commerciali, è altissima, è veramente altissima. Spesso il settore del commercio, tra generalmente affitti elevati e comunque anche il TARI, incide in maniera eccessiva. E allora, Melania, possiamo dare i nostri riferimenti ai telespettatori a casa? Subito, il nostro numero verde, vi ricordo, gratuito anche per cellulari, 800-508-990. Vi rispondiamo anche immediatamente via mail, il nostro indirizzo è attentiallupo@tv2000.it. Siamo presenti e attivi anche sui social, quindi su Twitter e su Facebook, basta cercare l'account di Attenti al Lupo. Quindi cominciate, noi adesso cominciamo a smistare le vostre telefonate e siamo quindi pronti. E allora vogliamo vedere insomma che cosa succederà tra pochissimi giorni, perché complessivamente sono 5 miliardi che entreranno tra le varie tasse, TASI, IMU e TARI, nelle casse dello Stato e dei comuni, e poi dopo vedremo in che modo avranno questi comuni poi questi soldi. Ma vediamo la scheda di Alessandra Camarca. Tredicesima, la più attesa dagli italiani. I fortunati che la ricevono sono oltre 30 milioni di cittadini, tra lavoratori, dipendenti e pensionati. Ma per molti dovrà essere destinata al pagamento di tasse, mutui, rate e bollette, mentre solo una parte degli italiani la userà per i regali e per il risparmio. L'arrivo della tredicesima anticipa quest'anno la scadenza del 16 dicembre, nella quale si verifica un vero e proprio ingorgo fiscale con il pagamento di IMU, TASI e TARI. Ma andiamo per ordine. Si avvicina la scadenza di dicembre per IMU e TASI 2015 e delle aliquote comunali delle due tasse. Ricordiamo che per l'IMU risulta esclusa l'abitazione principale, così come i terreni nei comuni classificati come montani, delle isole minori o anche dei comuni parzialmente montani, ma in questo ultimo caso solo se di proprietà o conduzione da parte di coltivatori diretti. Devono pagare la TASI 2015, ovvero la tassa sui servizi indivisibili, i proprietari di immobili o chi ha diritto di godimento. In particolare per le abitazioni in affitto paga la TASI anche l'inquilino in una percentuale tra il 10 e il 30% a seconda delle delibere dei singoli comuni. IMU e TASI dunque vanno pagate entro il 16 dicembre. Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, cioè la TARI, ogni comune decide per sé e invia a casa i bollettini precompilati. Deve pagare la TARI chi occupa fisicamente la casa o l'immobile, qualunque esso sia, dunque il proprietario se vi risiede o la usa a fini commerciali o per altri utilizzi, oppure l'inquilino che sia l'affittuario o altro. Come dicevamo, le scadenze della TARI variano da città a città secondo le date stabilite dal comune. In ogni caso però sono due rate semestrali ed arriva a casa il modulo precompilato per il pagamento con il bollettino postale. E allora chiedo a Bonanni, in genere succede che negli ultimi giorni c'è sempre una ressa nei centri di assistenza fiscale, tutti si ricordano di pagare nelle ultime ore, è così anche quest'anno, visto che mercoledì 16 è l'ultimo giorno per pagare? Sì, sicuramente quest'anno, data anche dalle incertezze, come dicevo, delle delibere dell'ultimo momento, che dal 28 ottobre solamente sono a disposizione le delibere per i saldi, quindi in questi giorni sì, i centri di assistenza fiscale sono un po' presi d'assalto dai contribuenti per capire quanto è il saldo e fanno anche domande, ci sono anche molte domande per quel che sarà l'anno 2016 per l'abolizione della TASI, diciamo. E lì c'è grande incertezza. E qui c'è grande incertezza, come dicevamo prima. Però ricordiamo ai nostri telespettatori da casa che per quanto riguarda la TASI e l'IMU bisogna calcolarla, venire da voi o andare da uno studio di un commercialista e farsi fare i calcoli. Uno, se è bravo, lo se lo fa da solo a casa, però sono abbastanza complicati questi calcoli. Mentre ricordiamo che la TARI, la tassa sui rifiuti, arriva un bollettino a casa. Sì. Quindi sì, lì bisogna stare tranquilli, bisogna aspettare il bollettino che arriva dal proprio comune. Che arriva a casa, però posso dire una cosa, che le misure catastali sono state aggiornate in molti comuni al 9 novembre del 2015, proprio in questi ultimi giorni, ed è stata aggiunta la metratura degli immobili. Quindi è stato detto che con questa metratura
verrà ricalcolata la Tari, quindi nell'anno, penso che questo ovviamente avverrà nell'anno 2016, verrà preso come riferimento la metratura della visura catastale, l'80% della metratura della visura catastale, perché prima veniva veramente fatta un'autodichiarazione da parte del contribuente, del proprietario dell'immobile. Segalerbe, in questo mese, come sentiamo dal servizio, la tredicesima viene quasi tutta impegnata nel pagare le tasse, quindi da voi sono vuote le agenzie, non viene nessuno. Faccio una battuta, però insomma ci vado vicino. Beh, diciamo che il mercato immobiliare sicuramente risente, ha un andamento ciclico di per sé, ma risente sicuramente di determinati periodi, e quindi questo in un momento di pagamento delle imposte sicuramente c'è qualche raffreddamento, o comunque qualcuno che comincia a porsi qualche... Ma c'è stato un risveglio, come qualcuno dice, del mercato immobiliare, del valorizzare nuovamente la casa? È un discorso ampio, qualche cosina c'è stato, un maggior interesse lo notiamo, d'altronde i prezzi sono scesi molto, sono scese le transazioni, sono scesi i valori, così bassi degli immobili non ci sono mai stati negli ultimi 35-40 anni, quindi sicuramente in questo momento il mercato immobiliare può tornare, torna ad essere sicuramente interessante, ed essere interessante per l'acquisto della prima casa o anche per eventualmente la casa da mettere a reddito, ma su questo ci sarebbe bisogno adesso veramente di una politica fiscale sulla casa diversa. E allora i nostri telespettatori, Melania. Sì, andiamo a Caltrano, nella provincia di Vicenza, è in linea il signor Olivo. Pronto? Pronto. Buonasera signor Olivo, prego, ci dica. Buonasera, senta, io volevo chiedere al vostro esperto, Ho tutte le schede che scadono il 16, se io non riesco a pagarle entro il 16, quale penalità mi viene addebitata? Grazie, molto interessante questa domanda. Allora lo chiediamo al rappresentante del CAF nazionale della CISL. Si paga tanto se uno ritarda di qualche giorno? No, su questo sono venuti molto incontro in questi ultimi anni con i ravvedimenti. Allora, abbiamo vari tipi di ravvedimenti. Il primo è il ravvedimento sprint. Sarebbe un ravvedimento che dura 14 giorni ed ha una percentuale dello 0,20%. Quindi 0,20% al giorno di ritardo. Quindi se pagherò il 17 sarà lo 0,20, il 18 0,40 fino ad arrivare a 14 giorni dopo che è il 2,8%. Dopodiché abbiamo altri due o tre ravvedimenti che sono praticamente, c'è il ravvedimento che va dal 15 al 30 giorno che è dell'1,5%. Al giorno? Dal 15 al 30 giorno, se no sarebbe una estremamente quasi da usura. E fino diciamo a finire che il ravvedimento del 3,75%, che è quello che finirà il 30 giugno del 2016. Quindi nei primi, se uno ritarda di 15 giorni, insomma paga pochissimo. Sì, diciamo, i 15 giorni, poi dopo insomma diventa complicato dopo un mese e mezzo. Sì, dipende, sì, diciamo la difficoltà viene dopo diciamo un mese, dopo i 90 giorni viene la difficoltà, perché prima abbiamo i primi 14 giorni di ravvedimento sprint, poi abbiamo un ravvedimento fino al 30 giorno dell'1,5 e poi si passa all'1,6. Chiedo a Segalerba, prima lei ha detto c'è stato un piccolo risveglio, beh tutti ci chiediamo, ma le nostre case, perché la gente se lo chiede da casa vedendo le trasmissioni, hanno perso di valore, perché una casa che valeva 300.000 euro ora vale 150.000 euro, riuscirà a recuperare, perché magari qualcuno la vuole vendere, vuole comprare una casa un po' più grande, esigenze diverse familiari, si riuscirà a tornare a certi valori come c'erano stati in passato, o bisogna attendere, ormai ce li dobbiamo dimenticare in maniera assoluta? Ma guardi, noi come FIAIPI, in base al nostro osservatorio immobiliare, noi riteniamo che tornare a quelli che erano i valori pre-crisi ci vorranno sicuramente molti anni. Molti anni inteso nel senso di forse una decina d'anni. È evidente che adesso il mercato, la prima fase è quella di un'inversione della tendenza per quanto riguarda il numero delle compravendite, e quindi il primo passo importante è un aumento del numero delle compravendite, quindi questa curva che ricomincia a salire. I prezzi rimarranno sostanzialmente stabili per quanto riguarda il prossimo biennio, i 2-3 anni sicuramente. Poi diventa difficile in quello che è il settore immobiliare, che oggi comunque è globalizzato e risente di tanti fattori esterni, riuscire a fare una previsione oltre a questo valore. È chiaro che però chi oggi si è presta a vendere un immobile
comprato nel 2005, 2006, 2007, gli anni del boom, ovviamente siamo in perdita e quindi un 30-40% di valore in meno rispetto a 10 anni fa c'è sicuramente. Va da sé però che se uno vende la prima casa per riacquistarne un'altra, diciamo che vende un sulla po' meno. Sulla prima casa non cambia molto, il parametro non cambia molto. Melania. Sì Giuseppe, andiamo adesso ad Oristano, abbiamo una telefonata in diretta, la signora Giovanna, pronto? Buonasera a tutti. Buonasera a lei signora Giovanna, volevo prego. Volevo chiedere, io abito a 1 chilometro dal paese, in campagna da 40 anni, però non ho mai praticamente, non è accatastata come casa agricola perché non ho mai avuto un'azienda diciamo. Allora io sono senza acqua potabile da 40 anni, da più di 40 anni, senza fogne, senza illuminazione nella strada, ma io devo pagare Tari, Tasi, IMU per tutte queste cose qua. Io ho il pozzo e pago 240 euro ogni 2 mesi di corrente perché ho il pozzo e a un certo punto l'autoclave a un certo punto costa. Grazie per questa testimonianza, perché chiedo a Bonanni, la signora l'ha detto in maniera forte, ma in realtà la TASI, la tassa sui servizi indivisibili, riguardava l'illuminazione, la situazione delle strade, erano soldi che dovevano in qualche modo poi i comuni dovevano investirli nel miglioramento di tutto quello che c'è intorno ad un palazzo, intorno ad un'abitazione. La signora dice non c'ho l'acqua, no, mi devo attaccare al pozzetto, insomma voglio dire che deve fare la signora. Beh, ma soprattutto questi soldi che fine hanno fatto dei comuni, perché l'abbiamo pagata la TASI fino alla la dobbiamo ancora pagare l'ultima volta il 16. Qui vorrei fare un'osservazione innanzitutto, l'osservazione è questa, che siamo passati dall'ICI all'IMU alla TASI in questi anni e praticamente dal 2011 che era l'ultimo anno dell'ICI si pagavano 9 milioni di euro. Oggi se ne pagano i mutasi 25 milioni di euro, questi sono dati del Sole 24 Ore. Quindi diciamo è stata triplicata la tassa sulla casa e questo è tanto il primo dato che va visto, che praticamente c'è stata una triplicazione perché abbiamo sì avuto non il ma che consiglio senti di dare a questa signora che ci ha chiamato la Sardegna, perché è abbastanza avvilita, dice io devo pagare e non c'ho neanche un servizio decente, stiamo parlando addirittura dell'acqua, che dovrebbe fare? Cioè, oltre alla intanto andrebbe accatastato questo immobile, se si tratta di immobile ovviamente, perché se vive in questo immobile dovrebbe essere accatastato dato che è la sua dimora abituale. E poi bisognerebbe analizzare con coscienza tutte le casistiche che ci ha detto. Sega d'erba. Sì, no, mi pare di aver capito dalla signora che probabilmente l'immobile è accatastato ma non ha questi servizi. Io credo che questo esula veramente da un contesto di quello che è il pagamento di un'imposta, ma sconfiniamo in un aspetto davvero perché questo se lo chiedono tutti, anche la signora deve pagare le tasse, il fardello delle tasse su una casa, lei prima ha detto è enorme, a livello europeo è tra i più alti in assoluti, certo. Ma che cosa accadrà con le misure catastali, con il cambiamento del sistema catastale, perché quello è un altro elemento che in silenzio sta avvenendo nel nostro paese, questo determinerà cosa sui piccoli proprietari di case? Che cosa? Lo vedremo, il tempo ci dirà che cosa. È evidente, io mi pongo una domanda, ma se io ho un immobile e la Tari sul mio immobile è considerata di 50 metri, dalla visura catastale ne vengono fuori 65, che cosa succede? Che il comune va a recuperare la differenza dell'imposta su quei metri quadrati e io contribuente come mi difendo su quello? Chi è che ha fatto la prima dichiarazione? Cioè, nel senso, è chiaro che a monte c'è sempre qualcuno che ha dichiarato magari con un'autocertificazione che quell'immobile era a 50 metri, ma nei passaggi di proprietà e quindi quelle che sono state le volture di queste della tassazione, nessuno si preoccupa di andare a vedere, si va sulla base di quello che mi sa che nei prossimi anni sarà una pioggia di ricorsi, di vertenze, perché l'Italia è un po' il paese da questo punto di vista di tutti questi cavilli. Melania, so che ci sono delle altre telefonate. Sì Giuseppe, a proposito di Tari abbiamo in collegamento dalla provincia di Agrigento il signor Salvo che vuole appunto porre una domanda sulla Tari. Buonasera signor Salvo. Buonasera. Prego, ci racconti. Senta, io ho deciso di fare una domanda riguardo alla Tari, vengo al dunque. Sono residente in un comune della provincia di Agrigento.
abito in un immobile dove possiedo un appartamento categoria A2 e due magazzini di uguali dimensioni di circa 50 metri quadri, tutti e due appartenenti alla categoria C2. Di questi due magazzini, uno mi viene riconosciuto come pertinenza e l'altro, pur essendo nello stesso immobile, non mi viene riconosciuto come pertinenza. Ciò comporta che per il magazzino pertinente si applica l'esenzione della tariffa variabile e la riduzione del 50% sulla quota fissa. Per il magazzino non pertinente viene considerata come utenza domestica. Faccio presente che tutti e due i magazzini non vengono prodotti nessun tipo di rifiuti, quindi vengono utilizzati solo per il ricovero degli automezzi e il deposito della spesa, diciamo, per la famiglia. Il regolamento del comune, ove io risiedo, recita, articolo 53 omissis, le pertinenze contigue, gli immobili principali, si applica l'esenzione della tariffa variabile e la riduzione del 50% sulla quota fissa. Vediamo di darle una risposta. Di pertinenza, allora, alla persona principale viene considerata categoria utenza 1. Abbiamo intuito, la fermo perché sennò dobbiamo fare una trasmissione proprio. Ho finito, grazie. Volevo allora, sapere se tutte, come mai uno appartenenza e l'altro no. Grazie. Ecco, le diamo subito una risposta perché avevo intuito qual è la domanda. Allora lo faccio rispondere a Bonanni. Allora, innanzitutto il vincolo di pertinenza va sempre visto dagli atti notarili, cioè perché quando noi acquistiamo una casa, io acquisto una casa, poi acquisto il box è di pertinenza dell'abitazione principale e quindi questo è il primo dato. E come sappiamo, come per esempio per l'IMU e per la TASI oggi, per l'abitazione principale, è possibile assoggettare un C2, un C6 e un C7. Cosa significa? Un box, una cantina e una tettoia. È possibile uno solo per categoria catastale. Quindi come lo stesso problematica ci sarà anche per la TARI, per la TASI e per la TARI, ambedue, che io se ho tre box ovviamente potrò scontarne uno solamente il primo, vale un box. Abbiamo detto, ripetiamo, un box, una cantina e una tettoia, queste vengono, diciamo, esentate in qualche modo. Se c'è un secondo box o una seconda cantina, come in questo caso, va a pagare l'aliquota piena. E sulla TARI è la stessa abbiamo la stessa problematica. Allora, è il momento delle scadenze, è il momento di dover pagare, tra pochi giorni c'è questa data fatidica del 16, allora siamo andati a Milano ad intervistare uno dei giornalisti più esperti del settore immobiliare, del Sole 24 Ore, Saverio Fossati, vediamo l'intervista. Io credo che esista il rischio che TASI e IMU peschino un po' di più quest'anno nelle tasche degli italiani, quantomeno al saldo, perché abbiamo fatto delle stime e abbiamo visto che per una serie di fattori che si sono inseriti nel contesto tributario proprio nel corso del 2015, dalla fine del 2014 a tutto il 2015, ci sarà qualche centinaia di milioni in più probabilmente che ballerà, 100-200 milioni in più balleranno rispetto al 2014. C'è però il fatto positivo che possiamo sperare nel 2015, in quanto nel 2015 sarà abrogata la TASI sull'abitazione principale, quindi ci saranno circa 4 miliardi e mezzo di imposte in meno sui contribuenti, diciamo, dei tributi comunali. Cosa hanno fatto i comuni? Beh, poco, perché i comuni purtroppo sono legati sempre di più alla loro autonomia finanziaria, cioè non possono più sperare sui trasferimenti dello Stato che diminuiscono ogni anno e quindi sono costretti a giocare sulle aliquote della TASI e dell'IMU, che quest'anno certamente non sono diminuite da nessuna parte e sono destinate a rimanere sempre a livello massimo, cioè il 10,6, che è questa aliquota complessiva massima che tutti conosciamo e che è stata adottata da una grandissima maggioranza di comuni in un sacco di tipologie immobiliari, magari non sulla prima casa, ma sicuramente sulle seconde case, quasi ovunque c'è il 10,6, quindi si paga veramente tanto. Che cosa si potrebbe fare di più a livello comunale per ridurre l'impatto? Purtroppo le spese comunali sono sempre enormi, cioè, a parte il diminuire gli sprechi, che è una cosa che i comuni, comunque alcuni più virtuosi, altri meno, cercano comunque di fare,
Bisogna considerare che l'IMU e la TASI sono gli unici veri gettiti comunali, quindi sperare di avere i servizi comunali senza pagare l'IMU e la TASI o pagandola di meno è abbastanza utopico. Si può sperare in un miglioramento dei servizi, si può sperare in un efficientamento, si può sperare in un taglio dei costi fino a un certo punto naturalmente, ma immaginare che TASI e IMU possano abbassarsi nei prossimi anni è veramente molto difficile. Questo è il parere di Saverio Fossati, giornalista del Sole 24 Ore, al microfono di Marco Bergamaschi, che si pone, Fossati, e chiedo a Segalerba, la questione dei comuni, dice dove troveranno questi soldi? Il governo, bisogna dare atto al governo, ha detto in qualche modo daremo i soldi che stiamo togliendo ai comuni per fare questa operazione, ma sarà davvero così? Perché sono miliardi, stiamo a parlare. Purtroppo quello che evidenziava il dottor Fossati prima credo che sia un elemento importante che noi non possiamo nasconderci e dobbiamo assolutamente considerarlo. Credo che nei prossimi anni la tassazione che potremmo aspettarci, forse una diminuzione, una riduzione della TASI sulla prima casa, per il resto credo che le aliquote rimarranno in quelle che sono adesso. Ancora telefonate. Sì Giuseppe, abbiamo al telefono il signor Raffaele che ci chiama da Ortona, provincia di Chieti. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a lei signor Raffaele. Io volevo chiedere all'avvocato puramente al sindacalista. Noi abbiamo una casa, io e mia sorella, però sono due appartamenti, uno di mia sorella e uno è mio, però non è diviso e dobbiamo pagare sempre l'IMU e l'ICI. È possibile, mi sono recato un avvocato e mi ha detto dipende dal giudice se ti dà ragione oppure ti dà torto. Io volevo sapere se dobbiamo continuare a pagarlo. Una casa divisa, mi sembra di aver capito. Dove vivono insieme. E così vediamo Bonanni sì. Che risposta ci può dare. Grazie. Quindi abbiamo questa casa che è divisa tra i due fratelli, quindi finirà che una è prima e una è seconda. Questo era, penso, la diatriba. Allora, per pagare tutta, se il vantaggio che voleva trarre il contribuente è pagare sempre solo come prima casa, è possibile, ma devono unificare l'immobile, se è questa la casistica di quanto ho capito, perché loro vorrebbero pagare, siccome quanto ho capito sono a 50 queste due case, quindi pagano un po' prima e un po' seconda casa, per pagare tutto prima casa devono fare un'unificazione catastale. Le chiedo anche per quanto riguarda le persone anziane, perché questo è stato un quesito posto da tanti, chi vive in un ospizio, in una casa di riposo ed ha un appartamento, dovrà pagare tutto secondo la normativa esistente o ci sono delle agevolazioni, dipende dai singoli comuni, come funziona? No, c'è un'agevolazione a livello statale, quindi di tutta Italia, non pagheranno la TASI come abitazione principale a patto che l'immobile non sia locato. E allora apriamo anche il capitolo della Tari, perché la Tari, ricordiamo, in alcuni comuni scade il 16, in altri è già stato pagato, la tassa sui rifiuti, che la TASI è un'altra cosa, la tassa sui rifiuti arriverà a casa, come abbiamo detto prima, il bollettino da parte del comune, in quanti comuni mediamente bisognerà pagare il 16? La metà dei comuni italiani? Diciamo sì, un buon 50%, perché diciamo si è convenuto che le tasse comunali fossero quasi tutte nella stessa cadenza, però ci sono molti comuni che per esempio lo pagano in 4 rate, alcuni per esempio come il comune di Roma in 2 rate. E sono aumentate, la Tari è aumentata perché si parlava di questo, la tassa sui rifiuti è aumentata in tutta Italia? Sì, poi dipende diciamo da comune in comune, dipende dalle delibere diciamo comunali, sì. Mediamente sì. Ci sono stati dei piccoli aumenti, sì. Segalerba, quando uno acquista casa guarda la Tari? Vi chiedono anche quanto si paga sulla tassa sui rifiuti? Sì, questo è importante. Soprattutto i negozi, ma lo chiede anche soprattutto il conduttore, l'inquilino, perché comunque al di là di quello che è il canone di locazione, le spese di amministrazione, la TASI, che in alcuni, non tutti i comuni l'hanno applicato, ma da un 10 a un 30% incide anche sul conduttore, sull'inquilino, e poi la Tari, la tassa sui rifiuti. Perché la Tari, lo ricordiamo, la tassa sui rifiuti, anche gli inquilini sono... Tassa sui rifiuti la paga l'inquilino perché risiede nell'immobile, mentre la TASI c'è una percentuale che va da un 10 al 30% che incide sull'inquilino, anche se non tutti i comuni hanno applicato questo. Ancora telefonate. E ancora sulla tassa sui rifiuti c'è la signora Maria Immacolata che ci chiama da Prato. Pronto? Sì, pronto. Buonasera.
buonasera. Posso fare una domanda agli esperti? Certamente. Posso? Vada, prego signora, l'ascoltiamo. Sì. Senta, e io sono di quattro fratelli, abbiamo una casa in Bassa Italia, però noi di spazzato dal 99 è morita mia mamma, praticamente non c'è più nessuno, è una casa vuota completamente, mezza diroccata. Il comune si paga 334 euro di spazzatura. Grazie, vediamo dare una risposta. La signora dice, diciamo, abbiamo una casa in un'altra parte, loro abitano in un'altra regione d'Italia, questa casa insomma penso un lascito familiare e devono pagare comunque, anche se non è abitata? La Tari? Sì, la Tari va, diciamo, va pagata, però bisogna vedere innanzitutto in questo immobile quanti sono gli occupanti. Veramente se è una casa dove non, loro non vivono, pure bisogna pagarla? Sì, la Tari va pagata a prescindere. Sì, molti comuni basta che l'immobile e l'alloggio sia arredato, anche se non abitato, paga comunque la Tari. Basta una fornitura di luce o di gas. Un'utenza attaccata. Sì. Quindi questo insomma bisogna comunque in ogni caso pagarla. Allora abbiamo un'ultima domanda, vediamo se c'è qualche ultima domanda, altrimenti... C'è una segnalazione su Facebook, Giuseppe, la signora Maria dice perché devo pagare la doppia IMU se io abito a Torino in affitto? E per motivo di salute di mio figlio ho una piccola casetta in montagna, quindi lei dice una casetta in montagna, una casetta a Torino, devo pagare la doppia IMU. Vediamo se ci risponde Bonanni, perché questo sì. È importante, perché la gente fa confusione, come, perché si paga? Si paga dove uno abita realmente. Allora, come... sembra che la signora ha una casa fuori. Esattamente. E quindi su questa casa ovviamente è tassata come IMU e pagherà l'IMU e la TASI seconda casa se prevista dal comune. Dopodiché abbiamo... una casetta di 38 metri in mezza montagna. Ovviamente... ha messo l'usufrutto a suo nome. Ovviamente la deve pagare, perché una seconda casa deve sempre pagare l'IMU, e se in affitto a Torino, dove se quindi paga l'affitto, dovrà pagare la quota di occupante. Quindi la signora si dovrà pagare l'IMU per i due immobili più la TASI come occupante. Grazie ai nostri ospiti, perché abbiamo cercato di dare qualche indicazione utile. Ricordiamo la data, il 16 bisogna pagare la TASI e l'IMU, e in tanti comuni, forse la metà, anche la TARI, la tassa sui rifiuti urbani. Non dimenticatelo, perché insomma è mercoledì prossimo, l'ultima volta, almeno si spera, secondo le indicazioni del governo, che bisogna pagare la TASI, l'IMU e la TARI invece bisognerà continuare a pagarla. Grazie ai nostri ospiti, Renato Bonanni del CAF nazionale della CISL, grazie a Fabrizio Segalerba della FIAIP, la Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali. Melania. Allora noi adesso vi lasciamo al mio medico, invece vi diamo appuntamento a domani ore 19, torniamo ad occuparci di banche, di questi quattro istituti di credito che sono falliti, su quelle che sono insomma le ripercussioni, le tristi ripercussioni che ciò ha avuto sui piccoli risparmiatori. Se avete domande o segnalazioni o volete raccontarci le vostre storie, i nostri canali di comunicazione sono numero verde 800 508 990, email attentiallupo@tv2000.it, oppure i social Facebook e Twitter. E allora domani vi riparliamo delle banche, perché l'argomento di queste ore, tanta gente disperata di queste quattro banche, ma non solo, perché sembra che tutto si stia un po' allargando. Quindi cercheremo di capire innanzitutto che cosa sta accadendo, come uno può intervenire e tutelare i propri risparmi, perché lì ci sono persone che avevano investito tutti i risparmi della vita. Domani sera ore 19 in diretta Attenti al Lupo. Grazie a tutti e buona serata.